Se questo video raggiunge 50.000 mi piace, faremo un episodio di In Cucina con Step e Surri. Per la cronaca, escono 3 video oggi sul canale. Questo a mezzogiorno, alle 15 esce la prima parte di Unreachable e alle 18 la seconda parte di Unreachable. Appena finita di registrare, alle 3 e mezzo di notte, vabbè, buona visione. Oggi niente intro normale, ma oggi siamo in cucina con Step. Bene ragazzi, qua è Step e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Ormai mi conoscete bene, no? Sapete quanto io adori mangiare e quanto adoro in generale la cucina, il cibo italiano e di tutto il mondo. E ogni volta che appunto siamo riusciti a fare dei viaggi dall'altra parte dell'oceano, ho sempre cercato di portare dei contenuti anche gastronomici, sempre ovviamente all'interno dei miei video quotidiani. Qualche settimana fa vi avevo chiesto sulla pagina di Facebook di inviarmi una ricetta da fare per poi far visionare il video ad uno chef stellato. Come potete immaginare, il progetto non è andato purtroppo in porto, ma io il video l'ho comunque realizzato e sono qui per portarlo sul canale perché ho speso un pomeriggio anche insieme al Buci per fare questa cosa ed è venuto fuori un lavoro veramente carino. Quello che vedete è lo Stepney che parla dal futuro, che adesso sta per tornare indietro nel tempo con i vecchi capelli e tutto, che sta per andare a fare la spesa per poi cucinare per voi. Vediamo la ricetta presa dal post che ho scelto di riprodurre. Questo è il post della pagina di Facebook, ha raggiunto 4.500 mi piace e tantissimi commenti. Ne ho letti un bel po', ho valutato quali fossero i piatti che comunque mi piacciono di più e quelli che sarei in grado di cucinare, e dopo aver visto che molti di voi avevano messo un menù completo, praticamente primo, secondo, dessert, antipasto, tutto quello che volete, ho deciso di optare per questo commento: fai la pasta alla carbonara, altrimenti, momento di immaginazione, filetto di manzo farcito con felicità di iscritto, con il retrogusto di mio padre anima e con l'amaro di papà Vegas che non porta papà anima al parco e quindi io non mi becco il gelato. Noi non faremo il suo momento di immaginazione, ma faremo una semplicissima pasta alla carbonara, che tra l'altro io adoro. Io pensavo fossero gli ingredienti, invece mi tocca fare la spesa, sai? E con in primo piano la mia faccia con una bellissima espressione intelligente, io, Wilson e Watson andiamo a fare la spesa. Allora Wilson, devi tenere la fotocamera dritta, ci servono 2 uova, 3 etti di guanciale perché noi si mangia tanto, è un piatto per 2 persone, spaghetti, poi del pepe ce l'abbiamo a casa, del sale e ovviamente non può mancare il formaggio. Andiamo. Abbiamo il 48, dobbiamo prendere 3 etti di guanciale tagliato a 3 mm che ci serve per rosolarlo. E intanto prendo anche il parmigiano reggiano perché è fondamentale. 3 etti di guanciale me lo fai tagliato a 3 mm. Uovo maremma, guanciale e grana preso, andiamo a prendere la pasta e siamo pronti. Mezzo chilo di pasta in 2, sì, è abbastanza. Quante volte ti ho detto che non puoi guidare, sei troppo piccolo, scendi subito. Andiamo a cucinare, vai. Ci siamo, allora prendiamo il guanciale, adesso lo tagliamo, ne facciamo tanti pezzettini, lo mettiamo a rosolare, mettiamo l'acqua della pasta a bollire, quindi ci servirà che la pentola venga rigovernata. Wilson mi ha accompagnato per la spesa, Watson vai, rigoverna, dai. Madonna, sempre fai le pizze? Lui mi ha accompagnato, rigoverna. Bravo. Allora, Watson rigoverna, io adesso prendo le uova, le sbatto col grana, che dovremmo ancora grattugiare, poi una volta l'acqua bollirà, buttiamo la pasta e poi siamo pronti per impiattare. Prendiamo il guanciale, lo mettiamo a rosolare senza olio perché tanto il grasso si scioglie e quindi fa tutto da solo. Lo lasciate sul fuoco finché non è abbastanza dorato, comunque vedete che è pronto, lo capite. Ma il formaggio devi grattarlo te e alla fine tocca a me, eh? Va bene. Anche la grattugia sega, vabbè. Ovviamente la quantità è a piacere, cioè più vi piace mettetecene quanto volete, non mettetene troppo perché sennò poi sa solo di formaggio. Anche se con 300 grammi di guanciale ne dubito. A
adoriamo il formaggio perché dovrebbe essere un pochino più arancione. Il mix di uova e il formaggio è pronto, il guanciale ormai è spento, l'acqua sta bollendo, buttiamo la pasta e ci siamo quasi. Una bella manciatina di sale per insaporire l'acqua e poi mettiamo i nostri spaghetti a cuocere. Preparazione dell'arma segreta. Coliamo la pasta, abbiamo preso un bicchiere di acqua di cottura e l'abbiamo buttato all'interno del guanciale perché si attaccherà meglio al sugo. Mettiamo la pasta nella padella. Guanciale, mescolare con il sugo. Quando sarà quasi ultimata la cottura, a fuoco spento buttiamo l'uovo e il formaggio, ma non ce lo lasciamo tanto altrimenti poi si addensa. Prendiamo uovo e formaggio, ce li buttiamo sopra e iniziamo subito a girare, se no fa una frittata sopra e non è quello che vogliamo. Ho già l'acquolina in bocca, guardate il capolavoro, adesso la impiattiamo. Il mio piatto, guardate, ho messo sopra il topping di guanciale un pochino più cotto, il formaggio, il pepe. Adesso io l'assaggio, mi raccomando, prova a farlo uguale, sicuramente ti verrà molto meglio. È molto buona. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate e condividete. Restate sintonizzati perché non è finita qua, ma proseguirà questa cosa. Adesso io mangio perché ho fame. Ci vediamo presto.